nella slide che sto proiettando, potete osservare dei valori del coefficiente di drag, ovviamente valore del coefficiente di drag per elevati numeri di Reynolds, che potete riscontrare per differenti forme, abbastanza comuni di corpi immersi in fluido. Su testo ho trovato tutta una serie di tabelle di questo tipo. Questa forse è ancora più interessante perché fa riferimento effettivamente a quello che accade per corpi di forma tridimensionale. Osservate per esempio la figura in basso a sinistra, perché appunto esprime un concetto banale, ma che però è bene tenere presente. Ovviamente quando parlo di forma, ovviamente devo intendere la forma rispetto a quello che è il campo di moto. Infatti è chiaro che lo stesso oggetto, la stessa lastra, oppure la stessa semisfera, possono avere coefficienti di drag molto diversi a seconda della direzione del loro moto. Per esempio, una semisfera, ecco, che si muove come quella in alto, c'è un coefficiente di drag a numeri di Reynolds elevati di 0.4, ma questo coefficiente di drag si triplica, ecco, se la muovo nella direzione opposta. Questo è chiaro, no? E ovviamente questa cosa è sostanzialmente legata a effetti di drag di pressione e quant'altro. Allo stesso modo ci rendiamo conto come oggetti di forma più squadrata in qualche modo, come il cubo rappresentato sopra, abbiano coefficienti di drag maggiori dei coefficienti di drag che in genere andiamo a riscontrare per oggetti che in qualche modo consentono alle linee di flusso di restare il più possibile attaccate ad essi. Inoltre, nella slide ho riportato per alcuni corpi dei coefficienti di drag rappresentativi, dei valori rappresentativi nel caso di moto laminare e turbolento. È chiaro che nel caso di moto laminare il coefficiente di drag è una funzione del numero di Reynolds comunque, no? Quindi non è che quello è l'unico coefficiente di drag che abbiamo nel caso di moto laminare, però serve a renderci conto del fatto che in generale il valore del coefficiente di drag nel caso del moto laminare è in generale più alto di quello che abbiamo in moto turbolento. Attenzione, il coefficiente di drag, non la forza di drag, perché poiché poi la forza di drag è proporzionale alla velocità al quadrato, è chiaro che in moto turbolento abbiamo velocità maggiori, quindi in generale ci troviamo delle forze di drag maggiori, ok? Anche questo è un oggetto banale, ma è bene tenerlo presente. È bene tenerlo presente perché poi, diciamo, quelli che sono i coefficienti di drag leggermente comuni che abbiamo visto là, poi vanno in qualche modo a influenzare quelli che sono i coefficienti di drag dei vari oggetti, ecco, dei vari corpi immersi dentro un fluido, e al solito apparecchiato come di fatto il coefficiente di drag venga in qualche modo ridotto quando le linee di flusso e di corrente tendono ad aderire al nostro corpo in qualche modo. È chiaro che noi possiamo definire un coefficiente di drag per qualsiasi corpo immerso in un fluido, e nella slide rappresentata qua abbiamo tutta una serie di esempi che poi sono in base anche per comprendere quelle che sono alcune che sono le applicazioni di interesse, in quanto io ho parlato fin dall'inizio del coefficiente di drag, della rappresentazione di drag e lift per la rappresentazione della resistenza fluidodinamica su veicoli immersi all'interno di fluidi, ma ovviamente le stesse forze aerodinamiche risultano importanti anche su altri oggetti che sono immersi all'interno di fluidi, per esempio sugli edifici alti, oppure per esempio sui ponti. Questo perché ad esempio sugli edifici alti, quando parlo di edifici alti sto parlando di edifici di altezza superiore ai 20 piani in generale, appare che in molte situazioni la forza aerodinamica, l'impatto del vento risulta in molte situazioni prevalente rispetto a quello che è l'effetto del sisma. Quindi molti degli edifici alti in generale si progettano al vento prima di essere progettati al sisma.
e allo stesso modo l'azione del vento è significativa anche sui ponti di dimensioni notevoli. Questo perché? Perché ovviamente edifici alti, ponti notevoli di dimensioni, che cosa hanno? Hanno una notevole area offerta, e la notevole area offerta fa sì che, ecco, ci troviamo a che fare con forze di drag che cominciano a diventare estremamente significative. È lo stesso motivo per il quale, per esempio, nel momento nel quale andate a realizzare barriere di vario genere, per esempio barriere autostradali che servono per esempio antirumore, o per esempio che servono in qualche modo a proteggere quello che abbiamo al di là dell'autostrada e quant'altro, in molte situazioni vanno realizzate in maniera forata e quant'altro per ridurre quella che è la forza di drag che si va a esercitare su di esse, altrimenti diciamo avremo bisogno di strutture troppo onerose per andare a sostenere. Questo mi serviva semplicemente come discorso che è importante. Abbiamo già detto che in generale l'esistenza fluidodinamica sulla lastra piana è dovuta solamente all'attrito. Ora, di fatto qui la resistenza che abbiamo sulla lastra piana, questa resistenza d'attrito, è di fatto comandata dallo strato limite. Questo strato limite è ovvio che può presentare sia caratteristiche laminari sia caratteristiche turbolente. Anzi, poiché questo strato limite innanzitutto si deve sviluppare, esisterà sicuramente una prima zona, più o meno lunga ovviamente, a seconda dimensione del problema, nella quale il moto è laminare. Questo perché? Perché ovviamente è chiaro che all'attacco della lastra lo strato limite ha spessore 0. Avendo spessore 0, ovviamente è chiaro che il moto laminare, perché il moto dentro di esso è appunto laminare. Quando dico 0 intendo un infinitesimo. Ovviamente lo spessore dello strato limite deve crescere prima che il moto possa diventare turbolento. Pertanto esisterà una prima zona alla quale il moto sarà per forza laminare. Ora, la dimensione di questa zona potrà essere più o meno grande rispetto a quelle che sono le dimensioni della nostra lastra. Se la velocità della nostra lastra è molto bassa, lo strato limite potrebbe anche essere tutto laminare. Se la dimensione della lastra è grande, le velocità sono elevate, la dimensione dello strato limite laminare potrebbe essere trascurabile rispetto a tutto, no? Però esisterà comunque una prima zona. Poi, ovviamente, ci sarà una transizione. Poi forse è fuorviante la slide che vi sto proiettando, per esempio, quindi bisogna fare attenzione un attimo al discorso. Noi abbiamo detto che il moto o è laminato o è turbolento, la transizione alla turbolenza è una transizione brusca. Tuttavia, che cosa succede? A causa di instabilità che possono nascere rispetto allo spessore dello strato limite, ecco, nel momento in cui approcciamo numeri superiori a 2000, che cosa può capitare? Può capitare che magari in qualche tratto il moto turbolento poi torna a laminare, poi turbolento poi torna a laminare, quindi potremmo avere una sorta di zona di transizione, anche se molto modesta, per poi avere quello che è uno strato limite turbolento. Qual è la differenza? La differenza è che mentre qua abbiamo tutto moto laminare, abbiamo certi gradienti, ovviamente nel caso turbolento ovviamente avremo al solito un substrato limite laminare, come nel caso della tubazione, e poi la nostra parte di modo turbolente. Avremo dei gradienti di velocità in prossimità della lastra che saranno ovviamente molto più forti di quelli che hanno in modo laminare, motivo per il quale abbiamo un incremento di quelli che sono gli sforzi tangenziali. È chiaro che questa resistenza d'attrito è pertanto legata a quelle che sono le caratteristiche di questo sistema. È chiaro che la resistenza fluidodinamica di questo sistema è quindi comandata dal numero di Lorentz, no? Nel caso di una lastra piana è possibile rappresentare il coefficiente di attrito locale e poi anche il coefficiente di attrito medio sia in modo laminare sia in modo turbolento, e si trovano delle relazioni che vanno a rappresentare il coefficiente d'attrito
perdonatemi, qui indicate con CF, ma la quantità che abbiamo visto indicate con questo è C friction e CD friction, ok, CDF, che abbiamo visto rappresentato prima, ok? Di fatto, indipendentemente dalle espressioni, quello che viene fuori è che in questa situazione il coefficiente di Lambda è una funzione del numero di Reynolds. In generale appare che questo coefficiente di Lambda, per quanto riguarda la nostra lastra, dipende, ecco, dal numero di Reynolds, ma dipende anche da quella che è la scabrezza della lastra. Ed è ovvio comprendere il perché. È ovvio comprendere il perché, perché ovviamente l'effetto della resistenza al moto, cioè di questi sforzi tangenziali, cambiano, ecco, in qualche modo, a seconda di quella che è la qualità di scabrezza della nostra lastra, che può essere vista, ecco, perdonatemi il termine, da parte della nostra corrente. Pertanto, in generale, il coefficiente di drag di una lastra piana, ecco, è una funzione del numero di Reynolds, è una funzione anche della scabrezza della nostra lastra. In generale, per un corpo immerso in un fluido, quello che si riscontra è un andamento del coefficiente di drag assegnata alla forma in funzione del numero di Reynolds. Qua vedete rappresentate due curve che sono rappresentative del coefficiente di drag in funzione del numero di Reynolds per un cilindro liscio, smooth cylinder, e per una sfera liscia anch'essa, in realtà. Che cosa osserviamo? Osserviamo sostanzialmente tre regioni. Innanzitutto abbiamo per numero di Reynolds fino a circa 10 alla quarta una significativa dipendenza del coefficiente di drag dal numero di Reynolds. Vedete come questo coefficiente di drag, ecco, caso particolare decresce, questo è un comportamento tipico, in Europa c'è sempre questo coefficiente di drag decresce con il numero di Reynolds. A un certo punto che succede? A un certo punto il coefficiente di drag diventa indipendente dal numero di Reynolds. No? Abbiamo un plateau, un tratto approssimativamente costante. Quando però superiamo certi altri valori limite del numero di Reynolds, 10 alla quinta, 10 alla sesta, che succede? Abbiamo una nuova caduta di quello che è il coefficiente di drag. Questa successiva caduta del coefficiente di drag, questa successiva riduzione del coefficiente di drag, può essere spiegata dal punto di vista fisico con l'insorgere di un altro fenomeno che va sotto il nome di distacco di scia. Cioè, cosa succede? Succede che a elevati numeri di Reynolds, la scia che abbiamo visto si forma a tergo del nostro corpo tende a essere espulsa in qualche modo. Quindi, a elevati numeri di Reynolds, ecco, la scia tende a distaccarsi da quello che è il corpo e pertanto le pressioni a tergo del corpo tendono a crescere di nuovo e questo crea un abbattimento del coefficiente di drag. Ci siamo? Questo comportamento che vedete per un cilindro liscio per una sfera è caratteristico di buona parte dei corpi immersi in fluido. Quindi sostanzialmente leggiamo la dipendenza del coefficiente di drag dal numero di Reynolds come che può essere suddivisa in tre regioni. Una prima regione fino a certi valori del numero di Reynolds, di 10 alla quarta per avere un'idea, nella quale abbiamo una significativa dipendenza del coefficiente di drag dal numero di Reynolds, poi un tratto a coefficiente di drag significativamente costante e poi una nuova caduta del coefficiente di drag legata al distacco di scia. Ho ovviamente tutte queste tabelle grafiche che trovate sul testo, non vi preoccupate. Quindi che cosa succede? Sostanzialmente il moto risulta fortemente dipendente dal numero di Reynolds e nei modi più volenti le scie risultano più strette che il moto laminare, dal momento che lo stato limite turbolento è più resistente alla separazione dovuta ai gradienti di pressione. Ora
Ovviamente, come abbiamo visto l'effetto, come abbiamo visto l'effetto del numero di Reynolds, ovviamente esiste un effetto di quella che è la scabrezza di parite. Un effetto di quella che è la scabrezza di parite, perché? Perché ovviamente, mentre il numero di Reynolds va di fatto, va da un lato a comandare la scia, dall'altro lato va a comandare anche quello che è lo spessore dello strato lineare turbolento che si genera intorno al nostro corpo immenso. Allora, che cosa accade? Accade che al crescere del nostro numero di Reynolds, dentro lo stato limite turbolento, una volta che lo stato limite è diventato turbolento, chi comanda è il substrato limite laminare, il substrato viscoso. Substrato viscoso che tende ad assottigliarsi al crescere del numero di Reynolds. Nel momento nel quale questo substrato limite viscoso si assottiglia, c'è scabrezza che va a influenzare quella che è la nostra resistenza al moto. C'è scabrezza che va a influenzare quella che è la nostra resistenza al moto, e ovviamente questa cosa è sostanzialmente funzione di quella che è la scabrezza relativa. Che cosa accade? Accade che di fatto questo effetto della scabrezza, questa comparsa della scabrezza alla parete, è più significativo per i corpi più scabri rispetto a quelli che sono i corpi più lisci. Nella slide, per esempio, vedi il confronto tra quello che è un corpo liscio, epsilon su D uguale a 0, e quello che è un corpo molto scabro, no? Una pallina da golf. Questo tra l'altro è il motivo per il quale le palline da golf si fanno molto scabre, no? Perché in questa maniera il loro coefficiente di drag al crescere del numero di Reynolds scala rapidamente, e questo ci permette una riduzione della resistenza. Bene, come abbiamo parlato di resistenza idrodinamica, di drag, allo stesso modo andiamo a parlare di portanza. Abbiamo detto che la dimensionalizzazione della portanza avviene sempre introducendo il coefficiente di portanza, il coefficiente di lift, che è strutturalmente analogo al coefficiente di drag. Ma qui abbiamo sostanzialmente la sottoscritta, dove però ovviamente l'area A va opportunamente interpretata, perché ragazzi, mentre l'area A nel caso del coefficiente di drag era l'area offerta, no? Era l'area offerta al drag, adesso l'area A deve essere l'area offerta al lift. Quindi mentre il caso del drag era la sezione trasversale della nostra ala, nel caso del lift è la sezione planare della nostra area, no? È la sezione ortogonale della nostra area. Quindi facciamo innanzitutto attenzione a questa grandezza. Ovviamente, da cosa nasce l'effetto di questa portanza? Immaginiamo di avere un corpo simmetrico. Bene, nel momento nel quale abbiamo un corpo simmetrico, come quello rappresentato nella figura in alto, che cosa accade? Accade che le velocità al di sotto e al di sopra dell'ala, in qualche modo, sono in qualche modo uguali. Questo è cosa fa sì. Applicare il teorema di Bernoulli mi dice che sono uguali le velocità, sono uguali anche le pressioni. E pertanto c'è un saldo netto di forza di pressione al di sopra e al di sotto dell'ala, ovviamente nullo. Vale a dire che la portanza di un'ala simmetrica è nulla. Ci siamo? Questo sistema presenta un drag, presenta un lift, una forza verticale nulla. Per poter conseguire un lift positivo o negativo, io ovviamente devo conseguire una differenza di velocità al di sotto e al di sopra dell'ala. E ovviamente questa cosa è possibile solamente se il moto è rotazionale, perché se il moto è rotazionale non può cambiare nulla, ma è chiaro che i nostri moti sono sempre rotazionali per effetto della viscosità. Per che cosa succede? Guardate la figura C. Nel caso della figura C, che cosa accade? Accade che a causa della simmetria del corpo,
Il percorso che il fluido deve effettuare al di sopra dell'ala è maggiore del percorso che il fluido deve effettuare al di sotto dell'ala. Per la conservazione della portata accade quindi che la velocità al di sopra dell'ala deve essere maggiore della velocità al di sotto dell'ala, ma questo mi dice quindi che la pressione al di sopra dell'ala è minore della pressione al di sotto dell'ala e pertanto c'è un saldo netto di pressione, la pressione al di sotto è maggiore della pressione al di sotto, che crea quindi una forza di portanza, una forza verticale. Ci siamo? Di fatto quindi il primo dato interessante, un dato importante per questo problema è che una portanza nasce solamente se c'è una simmetria nel mio corpo immerso, perché un corpo simmetrico immerso in un fluido non c'ha portanza. Ora, ovviamente noi abbiamo introdotto innanzitutto il concetto di portanza, abbiamo introdotto il concetto di portanza come forza ortogonale alla direzione del moto. Tuttavia, soprattutto per quanto riguarda gli aeromobili, in generale la portanza viene intesa come forza verticale, viene confusa come forza verticale. In questo caso, ovviamente, è chiaro che risulta influenzare la portanza l'angolo di attacco, no? L'angolo che abbiamo rispetto alla direzione orizzontale. Qua abbiamo, per esempio, una rappresentazione del coefficiente di lift come funzione del coefficiente di drag, quindi come rapporto fra coefficiente di lift e coefficiente di drag per un certo profilo, per un certo profilo alare, a seconda di quello che è questo angolo di attacco rispetto a quella che è la direzione. Ovviamente è chiaro che la forma del profilo ha un'influenza su quello che è il coefficiente di lift. Nella figura osservate due profili alari differenti, profili in alta sono particolari, NCA sono rappresentano una modalità di classificazione dei profili alari in maniera molto banale. Vi ho indicato pure questo riferimento, se vi fa piacere provare a dare un'occhiata, ecco, a un po' di dati su questi profili. E ovviamente il risultato, se mi permettete, scontato è che ovviamente il coefficiente di lift è una funzione dell'angolo di attacco, quindi una funzione dell'angolo rispetto alla direzione orizzontale, ma ovviamente è una funzione anche della forma del nostro profilo. Per cui ci sono profili che ovviamente hanno dei valori coefficienti di lift più alti o più bassi a seconda dei casi. Oh, ragazzi, è chiaro ancora che il coefficiente di lift concettualmente può essere positivo o negativo, perché è chiaro che la differenza tra le pressioni può essere positiva o negativa. Se prendete il profilo che abbiamo al di sopra, e lo invertite, ovviamente generiamo una portanza negativa, generiamo una portanza verso il basso, ma questo ovviamente potrebbe essere utile in alcune applicazioni, perché mentre l'ala che abbiamo al di sopra la potremmo usare per far volare un aeromobile, se invertiamo il profilo la potremmo usare per stabilizzare un veicolo, cioè per incrementare la forza verticale che schiaccia il veicolo verso il basso e quindi per aumentare, per esempio, la stabilità del nostro veicolo in curva, per esempio. No? Giusto per capirci. Qua vi sto buttando giù una serie di concetti che voi ovviamente dovrete approfondire più avanti. Ovviamente ci rendiamo conto che una definizione esatta di quella che è la portanza, e quindi una valutazione di quello che è il coefficiente di portanza, deriva chiaramente da quelle che sono le linee di flusso che si sviluppano ancora una volta intorno al mio corpo, perché ho interpretato in maniera banalissima la nascita della portanza come sostanzialmente legata legare delta pressione,
mentre per quanto concerne il drug l'abbiamo sostanzialmente legato sia a quello che l'abbiamo legato sia alla parte attito, sia la parte esposizione tangenziale che alla parte esposizione normale. Di norma la costanza nasce sostanzialmente da quelli che sono sforzi normali, da quelli che sono differenze di pressione, ma proprio per questa cosa nasce per effetto proprio di quelle che sono le forme in gioco nei nostri processi. Ok? E ovviamente nasce questa, ovviamente questo può essere interessante vedere. Ovviamente la stessa costanza però potrebbe in qualche modo essere influenzata ancora da quelli che sono gli effetti di scia che abbiamo dietro la stessa, perché ovviamente le variazioni di pressione che abbiamo in questa zona poi possono a loro volta influenzare le variazioni di pressione che abbiamo al di sotto del sistema. Questo solo per ricordarci che ovviamente ci possono essere situazioni nelle quali le variazioni di portanza, cioè sostanzialmente il coefficiente di portanza di fatto alla fine è una funzione di quella che è la forma dell'ala, e pertanto forme specifiche dell'ala possono aiutarci in alcune situazioni altre a modificare quello che è il valore del coefficiente di portanza. Un ultimo effetto che risulta estremamente interessante è quello legato a quella che è la portanza generata dalla rotazione di un corpo, il cosiddetto effetto Magnus. L'effetto Magnus è sostanzialmente questo: consideriamo un corpo simmetrico come quella sfera che abbiamo lì rappresentato. È chiaro che un corpo simmetrico come la sfera rappresentata alla vostra sinistra non ha portanza. Non ha portanza perché, essendo simmetrica, ovviamente fa sì che il delta pressione al di sopra e al di sopra di esso sia ovviamente nullo. Se invece il corpo è in rotazione, che cosa succede? La rotazione del corpo va a creare sostanzialmente quella che è una simmetria fra linee di flusso al di sopra e al di sotto del nostro oggetto. La simmetria che nasce crea un incremento delle velocità da un lato e una diminuzione delle velocità dall'altro. Per esempio, una rotazione come quella qui rappresentata produce un incremento della velocità nella parte superiore e una riduzione della velocità nella parte inferiore, creando quindi delle pressioni più alte nella parte inferiore del corpo rispetto alla parte superiore. Questo genera un lift, una portanza netta. È il motivo per il quale quindi un corpo in rotazione, anche simmetrico, può avere una portanza. È lo stesso effetto per il quale, se calciate un pallone con effetto, riuscite a mandarlo più lontano di fatto. Perché la rotazione per effetto Magnus produce una portanza su quello che è un corpo grossolanamente simmetrico, okay? Quello che è un corpo grossolanamente simmetrico, che quindi non avrebbe portanza. Di fatto un pallone da calcio, se fosse un corpo rigido, non potrebbe avere nessuna portanza. Per cui, si dovrebbe muovere sempre come un proiettile. Perché nel momento nel quale ho calciato, quello non c'è azione verticale, l'unica azione verticale è il peso. Quindi dovrebbe muoversi sempre secondo una parabola. Perché non si muove sempre secondo una parabola? Non si muove sempre secondo una parabola perché c'è una rotazione. Perché se io gli do un effetto, se io gli do una rotazione, questa rotazione modifica le linee di flusso che ci sono intorno al pallone e quindi va a produrre una portanza netta. Quindi magari mi consente magari di farlo andare più avanti, mi consente di fargli avere traiettorie che non sono paraboliche. E quindi magari sono più prevedibili.
adesso sto andando, adesso sto cominciando a parlare di cose serie. Quindi diciamo che questo può in qualche modo, questo in qualche modo può andare a questo esempio, tuttavia, a parte l'aspetto ludico, serve ancora una volta a ricordarci un concetto fondamentale, che è lo stesso concetto che ho espresso all'inizio e che è il concetto fondamentale che vorrei che vi restasse di questo discorso, indipendentemente da quelli che sono i risultati. Quello che di fatto andiamo ad applicare, quello che di fatto andiamo ad applicare è questa espressione, o l'analoga per quanto riguarda il calcolo della forza di lift, dove ovviamente il coefficiente di Dirac e il coefficiente di lift abbiamo visto che sono opportunamente funzioni di che cosa? Della forma del corpo, della scabrezza del corpo, del numero di Reynolds, quindi a pari corpo del numero di Reynolds, con degli effetti che abbiamo capito. Ma il nocciolo, ecco, il nocciolo della questione è che sostanzialmente tutte le, perché nascono queste forze di Dirac e di lift? Queste forze di Dirac e di lift nascono sostanzialmente da quello che è il campo di moto intorno al nostro corpo. Perché? Perché il campo di moto che sta intorno al nostro corpo modifica quelli che sono gli sforzi che agiscono intorno al corpo. Nel momento nel quale il corpo sta fermo, l'azione netta, la somma degli sforzi che agiscono intorno a questo corpo, ovviamente è zero. Nel momento nel quale il nostro corpo si muove, l'esistenza stessa delle velocità modifica gli sforzi normali e tangenziali. Perché? Perché sforzi normali, sforzi tangenziali e velocità sono legati dall'equazione di Stokes. Sarebbero l'equazione di Stokes. Devono continuare a soddisfare l'equazione di Stokes. Allora, nel momento nel quale le velocità è che in qualche modo cambiano, ovviamente nascono, si modificano questi sforzi normali, sforzi tangenziali, che poi danno origine, a quelle che sono le forze di Dirac e di lift. Questo effetto Magnus che ho voluto citare alla fine serve in qualche modo a fissare questo concetto, perché ovviamente io ritengo che sia la rappresentazione più chiara del discorso, di questo discorso. Ovviamente una modifica delle velocità, una modifica delle diffuse è quello che genera le nostre forze e di lift. Beh, ci sono domande? Pare tutto chiaro, oppure non si è capito nulla, ma questa è un'altra, storia. Allora, io mi fermerei qui per oggi, ma vorrei farvi vedere un'applicazione relativa a quella che è la valutazione del coefficiente di Dirac. Allora, come si fa a valutare il coefficiente di Dirac? Il coefficiente di Dirac, abbiamo detto, come il coefficiente di lift, lo possiamo valutare o a mezzo della fluidodinamica computazionale, quindi risolvendo il campo di moto intorno al nostro corpo, oppure a mezzo di sperimentazione. La sperimentazione per la valutazione del coefficiente di Dirac avviene di norma in quelle che si chiamano gallerie del vento. Ovviamente abbiamo un sistema che, come è fatto? Abbiamo un sistema che geometricamente è in grado di produrre una corrente il più possibile uniforme. Questa corrente uniforme investe il nostro oggetto o un modello del nostro oggetto, che è ovviamente opportunamente legata a un sistema dinamometrico, un sistema che è in grado di tenerlo fermo e di misurare quindi la forza che serve a tenere fermo questo oggetto, no? Questo è banalmente il funzionamento schematico di quella che è una galleria del vento. Ora, qual è il problema? Il problema è che ovviamente nel momento nel quale io voglio valutare la resistenza aerodinamica che si esercita su questo cellulare, nel momento nel quale mi incavolo e lo voglio lanciare, ovviamente io metto il cellulare alla galleria del vento e va tutto bene. Se voglio valutare la resistenza aerodinamica che si sviluppa magari su un autoveicolo,
magari ho bisogno di una galleria del vento un po' più grande. Se voglio valutare la resistenza aerodinamica che si sviluppa magari su un veicolo più grande, no? Un camion, quello che sia, avrei bisogno di una galleria del vento ancora più grande. Se volessi valutare la resistenza aerodinamica su un oggetto ancora più grande, ad esempio sull'aeromobile, no? Ovviamente avrei bisogno di una galleria del vento ancora più grande. Ma quanto è più grande? A un certo punto, ovviamente, noi siamo ingegneri, no? E gli ingegneri devono fare i conti, fra le altre cose, con quello che è il costo delle proprie azioni. Allora, che idea mi viene fuori? L'idea che mi viene fuori è questa. Il coefficiente di drag è una funzione del numero di Reynolds e della forma. Allora, io posso pensare di fare una cosa. Io posso pensare di, visto che il coefficiente di drag è una funzione della forma, ma perché mai devo utilizzare, se voglio valutare la resistenza aerodinamica che si esercita sul mio Boeing 737, devo prendere il Boeing 737 e mettere una galleria del vento? Chi me lo fa fare? Se il problema è la forma, io invece di metterci il Boeing 737 in vera, ci metto un modellino del Boeing 737, no? Più piccolo, ma tanto c'ha la stessa forma. Quindi sto a pari forma. Però mi verrete a dire, però se hai cambiato la forma, ovviamente cambia il numero di Reynolds, perché questo deve camminare a 800 km orari, velocità di crociera. Ebbene, però se tu adesso invece di farmelo con le dimensioni reali, mi hai fatto con una dimensione più piccola, un mezzo per esempio, come ho disegnato, come ho scritto nella slide, oppure un decimo, un centesimo, ovviamente che cosa succede? Ovviamente succede che non ho più lo stesso numero di Reynolds con quella velocità. Poi io ve l'aspetto, aspetta un attimo, ho capito che stai dicendo. Io devo avere lo stesso numero di Reynolds, la stessa forma. La stessa forma la faccio riducendo in scala il modello. A questo punto, con lo stesso numero di Reynolds, il numero di Reynolds sostanzialmente è legato a quello che è il prodotto di Pirelli, dove V, questa pari fluido ovviamente, dove V è la velocità e L è una dimensione caratteristica del mio sistema. Allora ragazzi, se io ho dimezzato la velocità, se io ho dimezzato la lunghezza, se ho dimezzato le dimensioni geometriche del mio sistema, se io raddoppio la velocità, ovviamente ho ottenuto lo stesso numero di Reynolds. Ci siamo? Quindi, se voglio fare una prova su un modello, per determinare il coefficiente di drag, non è necessario che la prova su un modello la faccio sul mio oggetto reale. Basta che la faccio su un oggetto che ha la stessa forma e la faccio allo stesso numero di Reynolds al quale voglio lavorare nella realtà. Quindi, per esempio, se il rapporto tra lunghezza del modello e lunghezza della realtà è un mezzo, allora le velocità del modello devono essere il doppio delle velocità della realtà. Tutto qua, banale. C'è solo un problema. Ovviamente, scrivere questa cosa, ovviamente farlo modificare la velocità, che cosa cambia? Modificare la velocità cambia quello che è il numero di Mach del processo, cioè il rapporto tra la velocità del nostro sistema e la velocità del suo. Noi abbiamo detto che gli effetti della comprimibilità, che lo vedremo meglio a partire da giovedì prossimo, gli effetti della comprimibilità dipendono sostanzialmente da quello che è il numero di Mach. Per cui fin tanto che siamo a basse velocità, e quando dico basse velocità intendo numeri di Mach minori di 0,3, gli effetti della comprimibilità sono abbastanza modesti. Allora, quando io vado a scontrarmi con numeri di Mach superiori a 0,3,
In generale, gli effetti della comprimibilità diventano significativi. Allora, cosa succede? Immaginate di voler considerare un'autovettura che nella realtà si deve muovere a 36 metri al secondo. Ok? La nostra autovettura si deve muovere a 36 metri al secondo. 100 km/h. 36 metri al secondo. Io invece di fare la prova per misurare il coefficiente di drag sulla nostra autovettura, la voglio fare su un sistema che è un decimo. Quindi L modello su L realtà è uguale a un decimo. A questo punto, se la velocità nella realtà era 36 metri al secondo, la velocità del modello dovrà essere 360 metri al secondo. Ci siamo? Perché in questa maniera i numeri di Reynolds fra modello e realtà saranno uguali. Attenzione, mentre nel primo caso però il numero di Mach del sistema era inferiore a 0,1, noi anche circa 300 metri al secondo per l'aria, no? Più o meno, anche se ovviamente dipende dalla temperatura e quant'altro, quindi dipende dal processo che quale stiamo considerando. Succede che nel secondo caso il numero di Mach mi viene maggiore di 1, per cui addirittura abbiamo quello che chiameremo un moto supersonico. In una situazione del genere gli effetti della comprimibilità diventano fortissimi e influenzano in maniera significativa il campo di moto e quindi lo stesso drag. Questo è il motivo per il quale possiamo effettuare una prova sul modello per misurare il coefficiente di drag. Quindi possiamo lavorare su modelli di scala ridotta ai nostri sistemi, ma la riduzione di scala deve essere tale da non incorrere in quelli che sono gli effetti della comprimibilità. Cioè la riduzione di scala deve essere tale da consentirci, deve essere tale da consentirci di andare a ridurre, da far sì che il numero di Mach nel modello, anche nel modello, sia comunque, diciamo, abbastanza basso da poter trascurare quelli che sono gli effetti della comprimibilità. Questo perché, mentre il numero di Reynolds che abbiamo visto dipende dalla velocità e dalla dimensione caratteristica del sistema, il numero di Mach non dipende dalla dimensione caratteristica del sistema, ma solo dalla velocità. E pertanto un incremento eccessivo della velocità potrebbe creare effetti di comprimibilità significativi che vanno a inficiare completamente il nostro problema. Qua la morale della favola? La morale della favola è che possiamo misurare il coefficiente di drag mediante prove sul modello, ma i nostri modelli non possono essere troppo ridotti. Questo è il motivo per il quale, ecco, diciamo, quando facciamo le gallerie del vento, sono degli oggetti, dei sistemi impegnativi dal punto di vista economico, perché devono avere dimensioni significative, altrimenti, diciamo, non possiamo provarci gli oggetti delle dimensioni che ci interessano. Se non ci fosse questo problema, ovviamente, perché non provare tutto in scala, una 100, una 1000, una 10.000, no? Mi faccio le prove su un modellino piccolissimo, poi già risolvo il problema. Ma tutto questo, ovviamente, è un altro dei regali che nascono dalla non linearità di quella che è la meccanica del fluido. Vabbè, io mi fermo qua.